Buonasera a tutti. Faccio questo video perché molto spesso le persone mi chiedono una mia opinione su vetture che escono così un po' dalla mia competenza. Quando ho aperto questo canale, nel primo video ho subito dichiarato che secondo me le vetture interessanti a livello di passione sono quelle prodotte e commercializzate prima del 1975. Continuo a pensare questa cosa, continuo a pensare che le vetture degne di passione e di considerazione siano quelle con i paraurti cromati. Purtroppo, voi molte volte mi chiedete cose di cui io vi dico la verità, non sono molto esperto. L'ultima vettura che io abbia desiderato risale agli anni 90. Dopodiché il mio interesse verso le automobili nuove è calato, non ne faccio mistero. Ho continuato vagamente ad informarmi, ma purtroppo non ho competenza per essere un'autorità in materia. Perciò mi dispiace deludervi delle volte, ma lo dichiaro così con candore. Io non conosco più le macchine moderne. Delle volte non so nemmeno distinguerne una dall'altra. Se voi metteste una benda su questi occhi, togliete i marchi e poi mi sbendate, io non so neanche riconoscere le macchine senza marchi, sono per me veramente tutte una uguale all'altra e sono oggetti che non destano più il mio interesse, la mia passione, non ho più desiderio di spenderci soldi. Per me l'automobile moderna deve costare poco e portarmi dal punto A al punto B senza rompermi le scatole sostanzialmente. Ho simpatia magari per un modello più che per l'altro, ma non attaccherei mai nemmeno una discussione su questa cosa. Per cui questo era puramente per spiegarvi la mia posizione quando voi mi chiedete un giudizio su delle vetture che sono fuori dalla mia sfera. Fatico già sulle young timer perché non ho grande interesse, ma poi su quelle moderne veramente mi perdo e non ho interesse a venirne fuori. Vi ringrazio e spero di non avervi deluso con questa mia confessione, ma tant'è. Grazie a tutti, buona serata, i commenti qui sotto. Grazie.